atterrire con sguardi deformi quanto c'è di spaventoso nella lunga notte dell'inverno, scacciare il male con la forza dirompente del suono di 1000 cupi campanacci, chiudere il cerchio dell'anno che muore ed ringraziarsi le forze della natura per averne uno nuovo propizio e ricco di raccolto. Cucheri, sorvacari, babugheri, giamalari, nomi diversi per maschere grottesche e deformi, uomo e animale, che affondano le proprie radici in un Mediterraneo primordiale e pagano, lo stesso abitato dalle anime scure dei Mamutones di Mamoyada e dei Sarramajos della Cantabria spagnola, fantasmi in grado di attraversare i secoli ed essere ancora parte viva dell'immaginario profondo del popolo bulgaro. Свързано с много стари традиции. Искаме берекет, богата реколта, а в същото време гоним и злото, дяволи, лоши неща. Те се гонят, запалва се един голем огън, правят се срещи, много срещи с други села. Срещнеме там и вечерта си пивнеме чашка и така е. Тръгнаха, тръгнаха. Айде, айде, всичко. Il Festival della Surka, che si tiene ogni anno a gennaio nella città di Pernik, in Bulgaria occidentale, nasce nel 1966 con l'idea di preservare, in forma moderna e cittadina, le diverse tradizioni delle mascherate allegoriche emerse durante i secoli nel mondo agricolo e pastorale del paese balcanico. Un festival che oggi è in grado di attirare circa 100 gruppi folcloristici e più di 5.000 partecipanti, provenienti da tutto il paese, così come da molti stati vicini. Serbia, Macedonia, Turchia, ma anche dall'Italia e dalla lontana India. Значи, първият обред е Сурвакари, Сирваскаре, свързано с Сурва Нова година. Oggi qui assistiamo alla sintesi di due tradizioni distinte, ma legate tra loro. Quella dei Survakari della Bulgaria occidentale, le cui danze mascherate sono legate a Vasilovden, Capodanno secondo il vecchio calendario giuliano, e quelle dei Cucheri della Bulgaria orientale, che come nei carnevali di altri paesi mediterranei segnano l'inizio del digiuno quaresimale in vista della Pasqua. E proprio come nel carnevale, insieme alle maschere mitiche spaventose, la società rurale rappresenta in forma di allegoria l'ordine sociale del villaggio. Le figure di potere vengono messe alla berlina, nel momento in cui l'intera gerarchia sociale viene ribadita, ma anche messa in discussione in vista dell'arrivo dell'anno nuovo. In Bulgaria, durante i lunghi secoli della dominazione ottomana, la Chiesa ortodossa ha avuto un debole potere di controllo sulle popolazioni rurali. Ecco perché qui sopravvive il potenziale immaginario precristiano e resistono rituali di chiara origine pagana. Nato per conservare la tradizione, il Festival di Pernik è diventato però, col tempo, lo specchio dei cambiamenti portati dall'organizzazione moderna della società nella sfera pubblica e in quella dei rapporti interpersonali. Абе, само мъжета е по принципа, ма напоследък снима май мъжета, почна и жени много да се правят. Има 10 години се правят. Ако да речем до към 40-те, 50-те... La festa ha subito molti cambiamenti. Fino agli anni 50 rappresentava soprattutto un rito di passaggio esclusivamente maschile. Partecipare alla sfilata significava per i giovani del villaggio essere accolti nel mondo degli adulti e presentarsi, per così dire, sul mercato matrimoniale. Oggi le danze e le maschere servono soprattutto a ribadire la specificità culturale delle varie regioni e a ricostruire i legami sociali. Da almeno 20 anni, poi, le donne sono parte attiva della festa. All'inizio coinvolte soprattutto da padri, fratelli ed amici, ma oramai accettate come figure sullo stesso piano. Da questo punto di vista il significato della festa è cambiato drasticamente. A cambiare significativamente è anche il ruolo della musica all'interno della festa. Se nei tempi passati serviva a sottolinearne l'aspetto ludico ed allegorico e veniva eseguita in forma di parodia, oggi la sua importanza all'interno della sfilata cresce e diventa centrale. In bilico tra passato e presente, tra città e villaggio, in Bulgaria la tradizione delle maschere cambia e si evolve, ma conserva un profondo significato sociale.
Oggi in realtà non si rappresenta più il vero mondo contadino, ma la nostra percezione di questo. Chi partecipa alle parate ormai spesso non vive più nemmeno nel villaggio, ma vuole essere parte di un gruppo che mantiene forti legami di amicizia e di mutuo aiuto per tutto l'anno. E non da ultimo, per avere la possibilità di viaggiare nel paese e nei festival di tutto il mondo.